Le 11.34, Radio DJ, in questo strano periodo in cui il programma si fa stando ognuno in posti differenti, ma non è il fatto che siamo qui o che siamo lì a rendere la cosa più o meno efficace, è la qualità di quello che si fa, giusto Aldo? È la qualità, bravissimo, vedo che sei sopravvissuto, questo mi fa molto piacere. Grazie amore, anche certo, tu. Certo, perché siete entrambi tra le fasce a rischio, diciamo. Da quelle parti, Aldo più di me. Io vorrei essere tra le fasce sulle montagne Liguri, quelle si chiamano fasce, sai dove ci sono gli ulivi? Okay. Quelle si chiamano le fasce dove gli agricoltori coltivano gli ulivi. E invece dove... sei a Camelot, che per, che per gli ascoltatori mancano, nuovi è in Italia ed è Ivrea praticamente. Sì, Camelot, ma sai perché si chiama Camelot? Perché? L'ho raccontato diverse volte, perché Adriano Olivetti, tutte le volte che andava a Roma a noleggiare una macchina nell'agenzia di autonoleggio, l'impiegata gli diceva sempre: ma da dove devi andare? E lui diceva: a Ivrea. E gli diceva: a Ivrea? Ma dov'è Ivrea? Allora lui gli diceva: scriva Camelot, non si preoccupi. Quindi lui in qualche modo era Re Artù, mettiamola così. Sì, esatto. Sì, ma perché sì, qui Castelli, certo. Cappa Spada, Aivano, hai mai detto Aivano? Beh, certo, lì, certo. Il nostro, c'era anche uno, non si chiamavano serie, si chiamavano telefilm o sceneggiati, o sceneggiati. Tu li chiamavi sceneggiati, non c'erano neanche i telefilm, caro Aldo. Senti, quando eri giovane tu. Il tuo discepolo mi ha detto che oggi volevi parlare proprio di come si fa a lavorare in gruppo anche in un momento in cui i gruppi non sono così fisicamente composti, insomma. Sì, perché nei manuali di sopravvivenza tra le cose che le caratteristiche che deve avere il sopravvissuto, tra l'altro mi viene in mente questa serie televisiva che si chiama Designated Survivor, sì, no? Bravo. Certo. È una cosa moderna, ma sei matto? Ma sei fuori, sono moderno. Se non sbaglio passa su Netflix, cosa ci fai tu lì? Non bisogna fargli subito un tampone per la sanità mentale. E comunque, tra le caratteristiche che deve avere il Survivor è la fiducia e lo spirito di gruppo, capito? Cioè, chiaramente lo spirito di gruppo ha bisogno di un leader, e questo leader cosa deve fare? Deve ispirare fiducia, e ci deve essere una fiducia reciproca. Quindi questa fiducia più è reale, più è forte. Tu immagina in un disastro aereo, no? Il disastro, il famoso disastro aereo sulle Ande, quando sono sopravvissuti. I sopravvissuti in questo disastro aereo, a un certo quasi tutti erano cattolici, e a un certo punto hanno dovuto decidere per sopravvivere che cosa? Una cosa terribile, il cannibalismo, no? Sì. Di mangiarsi, sì, mangiare il corpo dei loro compagni, dei compagni morti, perché era l'unico modo per sopravvivere. E questo chiaramente è stata una scelta dura, però alla fine tutto il gruppo ha deciso di prendere questa decisione. Certo. Linus, scusa un attimo Aldo, Linus, se dovresti morire io voglio il tuo piede per mangiare. Scusami. Prego, prego. Andiamo avanti. non il piede di porco, che una, no, vabbè, certo, una specie di zampone. Prego, prego. No, però Aldo, tornando alle tue metafore, sì, loro erano una squadra di rugby, se non ricordo male, quindi il concetto del gruppo ce l'avevano già, no? Ce l'avevano già. Però ad esempio, quando succede appunto una situazione difficile, si va sempre, si chiede sempre alle persone, molto spesso ci si dimentica di farlo, ma è importantissimo, no? In Lost si vede, ad esempio, che, che anche cosa... Lost, ma tu stai credendo, io non sto credendo alle mie orecchie. No, Lost è il libro del discepolo, sai che il discepolo ha scritto un libro su Lost, quindi è il mio discepolo dal Vangelo secondo Matteo, esatto. Il mio discepolo, anche se Matteo
dice, anzi Luca dice, se il discepolo non potrà mai superare il maestro, in quel caso lì, però lui è molto bravo. No, cosa ti stavo dicendo? Ti stavo dicendo che comunque sapere chiedere alle persone che cosa hanno fatto nella vita è importante, perché scopri che magari qualcuno è medico, qualcuno è un informatico. Medici e informatici sono fondamentali, ad esempio, in un disastro, perché l'informatico ti può mettere a posto la rice trasmittente se si è rotta, e il medico può prestare i primi soccorsi. Certo. Quindi lo spirito di gruppo è fondamentale, tantissime altre cose sono importanti, ad esempio la cosa più importante è il controllo emotivo, ok? Se è quello che dico, glielo volevo scrivere a Nicola. Nicola mi ha mandato un bel messaggio l'altro giorno, perché sì, non scendere nei dettagli, ti prego, non scendere nei dettagli. No, è un'informazione riservata, ti prego. Sì, non sì, dirlo. Sì, no, non lo dico. Ok. Però io gli volevo mandare questo messaggio, cioè comanda la tua mente o sarà lei a comandare te. Esatto. Quindi il controllo emotivo è fondamentale. Ad esempio c'è un'altra cosa fondamentale per sopravvivere, è il principio del KISS. Il principio del KISS è keep it simple stupid, cioè fai la cosa più semplice stupido. Quando ci sono situazioni difficili, uno magari cerca delle cose complicate, okay. No, dove è possibile scegli sempre il semplice. E l'altra cosa fondamentale, lo impari leggendo i manuali dei Marines, che c'è una parola in gergo che ti aiuta moltissimo e tu non te ne rendi conto. Infatti questa è un'altra cosa che volevo dire a Nicola: watch your six. Cosa vuol dire watch your six? Letteralmente guarda le sei, le tue sei. Cioè guarda davanti. Davanti? No, guarda, tu prendi l'orologio, sì. Le 12 sono davanti. Ah, ok, le 6 sono dietro. Le 3 sono la tua destra, le 9 sono la sinistra. Aldo, se non metti la pappardella sul fuoco non la cuciniamo più, eh? Allora, la pappardella per te che sono tempi duri è questa. Sono tempi duri, ma chi può soccorrerci nei momenti di difficoltà? La nostra psiche. Noi siamo e facciamo ciò che la nostra psiche decide. Se vuoi salvarti, lo puoi fare. Devi impegnarti a sopravvivere. Ogni scelta, ogni comportamento può fare la differenza tra vivere e morire. Sopravvivi quando conosci i peggiori errori che puoi fare e non li fai. Sopravvivi quando sai quel che fai, e quel che fai è il meglio che puoi fare. Sopravvivi quando vuoi salvarti, ma soprattutto salvare. Sopravvivi perché la vita è una lotta da condividere con gli altri. Sopravvivi quando solo con te stesso sei capace di ascoltare il silenzio del tuo cuore. Sopravvivi quando, attivo, flessibile e resiliente, sai adattarti a tutto rapidamente. Come recita il mantra dei Marines, improvvisa, adattati e supera l'ostacolo. E se pensi che adesso dobbiamo fare qualcosa, io ti dico, uomo, noi stiamo già facendo qualcosa. Stiamo aspettando di uscire di casa per tornare a vivere. Stiamo aspettando, come un astronauta sulla Luna, il primo passo. Stiamo aspettando, come Neil Armstrong, di poter dire è diverso, ma è molto bello qua fuori. Stiamo conto alla rovescia. 3, 2, 1. Che culo. Sì, totale. Soltanto parlo di serie televisive più o meno contemporanee, ma addirittura ha messo una canzone degli U2 che ci poteva anche stare, ma nella versione con Mary J. Blige. Tutto bene, Aldo? Troppa modernità. Ti controllo la febbre a distanza, vediamo secondo, come stai. Hai preso troppo glutatione, secondo no, me. Io ho lavorato con Bono degli U2, non ti ho mai raccontato che quando arrivò nella prima tournée. Aveva i buchi nelle scarpe, cioè gli abbiamo portato gli stivali dal calzolaio e quindi insomma ho un bel ricordo. Mi ricordo addirittura che il Papa la prima volta lo rimbalzò
nel senso che lui era talmente uno sconosciuto, voleva vedere il Papa, un'udienza dal Papa, dal Papa è stato rimbalzato, infatti. Ma Aldo, di quali anni si parla? Beh, ma stiamo parlando dell'84, credo, 80 della tournée dell'83. Era già abbastanza noto, era già Sunday Bloody Sunday. Secondo me era l'album di Sunday Bloody Sunday, quello prima di Pride. Quello sul palco c'erano le fiamme, quindi allora Pride, allora Pride, quello del teatro tenda, uomo, quello lì. Sì, quello lì. Allora fine 84. Esatto, lui non è che fosse uno sconosciuto e quindi per quello aveva richiesto udienza dal Papa, eppure era stato rimbalzato. Senti uomo, una piccola domanda prima di salutarti, come passi le giornate? Io passo le giornate a sopravvivere. Vabbè, come sai quella frase che ho detto, è diverso ma è molto bello qua fuori, è una frase che pochi conoscono, perché tutti conoscono un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità, ma invece Armstrong, quando a un certo punto iniziò a camminare fuori, e disse questa frase qui, che è diverso ma è molto bello qua fuori. Ecco, io sto aspettando quel momento lì, quel momento di uscire, certo, per vedere il mondo nuovo, perché sarà un mondo nuovo, e poter dire è diverso questo mondo, ma è molto bello qua fuori. Grazie, ecco, uomo. Io sto aspettando quello, quindi mi raccomando, imparate a improvvisare, adattarvi e a superare l'ostacolo, e soprattutto lavorate in gruppo. Va bene. Se noi siamo a casa, lavoriamo in gruppo. E ricordati, ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma riuscire a lavorare insieme è un successo. L'ha detto Henry Ford, che come Linus aveva tante macchine e le faceva girare in questo periodo, perché sennò vengono le ruote quadrate e la batteria. J. Linus, mi manca tanto Linus, mi manca il tuo leggio, sai, quel leggio che c'hai, la tua Porsche su cui io leggevo i miei libri, la mi manca tanto. Ti abbraccio, uomo, un abbraccio. Anch'io. Ciao, 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 non ciao, avete ciao. paura, non abbiate paura, no, mai. DJ chiama.